eventi e curiosità. Ciao a tutti e benvenuti, bentornati. Iniziamo oggi un viaggio seguendo le stagioni, seguendo la stagionalità di Madre Terra e fermandoci ad ogni suo passaggio, ad ogni suo stato, ad ogni suo cambiamento, a riflettere su cosa esso significa e a capire come meglio allinearci a lei, come meglio tornare ad essere parti consapevoli e parti integranti della natura di questa terra. Come sempre condivido il mio cammino, apertissimo ad ottime discussioni creative, quindi prendete queste condivisioni con le pinze, nel senso raccogliete ciò che vi risuona senza mai prenderle come oro colato o come chissà quale insegnamento. Qua non ci sono guru maestri, ma solo persone che vogliono condividere il proprio cammino, accogliendo e offrendo ciò che desiderano agli altri. Questo è un po' il senso di questi video, di queste condivisioni. Seguiremo un calendario lunare. I nomi che darò alle lune sono seguendo la mia tradizione, quindi accoglieteli accogliendo il mio linguaggio. Se nella vostra tradizione hanno altri nomi o altre forme, andate oltre la parola per descriverle, raccoglietene il significato. E se vorrete nei commenti qua sotto o in privato condividermi quella che è la vostra esperienza, quello che è il vostro linguaggio, assolutamente ben volentieri, ne uscirebbero conversazioni alquanto interessanti e mi auguro pubbliche o che comunque diano uno spunto per altri nuovi post a tema. Credo sia essenziale tornare ai cicli della natura, indipendentemente da un eventuale cammino spirituale, da un eventuale cammino di consapevolezza, ma anche per il nostro benessere. Noi siamo animali, siamo mammiferi ed è giusto tornare a far parte dell'ambiente che ci accoglie, tornare a prenderci cura di esso, tornare a considerarlo e non inquinarlo, distruggerlo, e tornare a seguirne tutti i suoi ritmi come cellule di Madre Terra. Nella visione sciamanica ogni essere vivente è una cellula di Madre Terra e ogni razza è un suo organo, una sua funzione, così per i lupi, per le formiche, per gli umani, per gli alberi, per le piante, per i virus, per i batteri. Ogni essere vivente ha una sua precisa funzione e solo quando tutti questi sono completamente aperti al dialogo verso gli altri e consapevoli del loro ruolo, allora quell'ambiente sarà sano, sarà armonico e Madre Terra sarà in perfetta forma, in perfetta salute. Se vogliamo riallinearci a lei, se vogliamo trarne benessere, offrendole benessere, è essenziale tornare ad accogliere i suoi ritmi, i suoi cicli e diventarne assolutamente parte integrante. In questo viaggio sarò accompagnato dal sempre ottimo Mastro Michele e dal grandissimo Giorgio, che terrà alcune basi e mi aiuterà con la sua chitarra a guidare alcune meditazioni e a seguire alcune mie basi invece con i miei vari tamburi. Troverete sempre i link, i tag, le loro pagine, i loro profili nelle descrizioni dei video, quindi assolutamente aggiungeteli e sosteneteli perché mi stanno facendo un favore grandissimo ed è un piacere averli accanto a livello di amicizia, a livello di sostegno e a livello anche di tutto il tempo che stanno dedicando totalmente gratuitamente a questo progetto, a queste condivisioni, per il piacere di realizzare, di condividere. Nella mia ottica, secondo me, ogni giorno va concluso andando a letto consapevoli di aver fatto del bene, consapevoli di aver concluso la giornata lasciando il mondo un attimino più bello di come l'abbiamo trovato al risveglio. E quindi per me è sempre fantastico trovare questo tipo di condivisioni, di apertura, di voglia di creare, di voglia di sperimentare, di voglia di realizzare
qualcosa di bello, qualcosa di sano, qualcosa di costruttivo. Quindi tutta la mia gratitudine a voi che accogliete questi post e tutta la mia gratitudine assolutamente a loro che sono a mio fianco. Grazie, a prestissimo al primo video a tema.